Novità importanti per quanto riguarda il servizio mensa del Comune di Pescara, perché è stata riattivata l'app che permetterà di ordinare tramite telefonino il pasto in bianco per quei ragazzi, quei bambini che richiederanno attraverso i genitori il pasto particolare. Questa app era stata appunto introdotta lo scorso anno, era stato un metodo per semplificare la comunicazione fra scuola, famiglia e mensa. Quest'anno la Giunta, in maniera del tutto incomprensibile, aveva scelto di togliere questa possibilità e dare la possibilità invece di prenotare il pasto in bianco o tramite la maestra della scuola dell'infanzia oppure tramite il diario per le scuole elementari, il che ovviamente ha finito soltanto per creare un problema in più alle famiglie che avevano in realtà una comodità ovviamente tecnologica e molto positiva e ben apprezzata, e ovviamente scatenando anche le ire degli insegnanti che ritengono che non sia loro compito prenotare il pasto per i bambini. Abbiamo fatto diverse opposizioni a questo provvedimento e finalmente poi la Giunta è tornata sui suoi passi, ha compreso di aver commesso un errore e quindi ha ripristinato da questa settimana anche il servizio via app per prenotare il pasto in bianco. Io credo che il servizio mensa in generale sia un servizio sicuro e soprattutto è un servizio che dà la possibilità alle famiglie di integrare pienamente i propri bambini in un sistema educativo completo. Io da genitore ho iscritto mia figlia al servizio mensa perché ritengo che sia un servizio di qualità e sicuro. Ovviamente va migliorato e infatti la scelta della vecchia amministrazione di introdurre la commissione mensa cittadina per agevolare la partecipazione è un fattore molto importante, tanto che uno dei primi passaggi che la commissione mensa, che se quest'anno insediata, sarà quello di rivedere, così come ci ha detto ieri il Presidente, il menù anche per fasce di età, proprio perché la partecipazione dei genitori, degli insegnanti e di chi lavora nel mondo della scuola può aiutare a migliorare passo dopo passo il servizio.